travolta dal treno mentre attraversa i binari. È accaduto ieri sera alla stazione di Treviglio Ovest. Vittima una donna di 39 anni di Treviglio. Inutili i soccorsi. Fino a questa mattina in via Vittoria a Spino d'Adda, tre uomini hanno malmenato e rapinato un gioielliere sessantenne. Il bottino è ancora da quantificare. Definire una serie di misure e di interventi fra le regioni del nord per evitare l'emergenza smog. È l'obiettivo di fondo indicato da Roberto Maroni, presidente della Giunta regionale Lombarda, nel corso dell'incontro svoltosi a Milano. Nella sede della regione si sono ritrovati i rappresentanti delle regioni e delle province autonome del nord, Emilia-Romagna compresa. Sul tavolo dei lavori le strategie da adottare per evitare di incorrere nelle infrazioni della Comunità Europea che vanno a pesare proprio sulle regioni del nord. Prossimo impegno, ha ribadito Maroni, la stesura di un accordo di programma da sottoporre ad approvazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Un 25enne disperso in montagna nella zona di Gandellino. Questa mattina l'allarme era alla ricerca di funghi da ieri. Catturati dai carabinieri mentre cercano di entrare in un appartamento di Sarezzo. Si tratta di due sudamericani di 27 e 29 anni. Sono stati notati da un vicino di casa. Anche la Commissione regionale sull'agricoltura boccia la politica agricola comunitaria in fase di approvazione a Bruxelles. Si prevedono tagli ingenti agli aiuti nei confronti delle aziende agricole lombarde, spiega il relatore delle proposte regionali, Pietro Foroni. È per questo che la Commissione ha chiesto esplicitamente all'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava di seguire da vicino l'iter della PAC. Hanno minacciato le commesse con una pistola per farsi aprire la vetrinetta e poi sono fuggiti con gioielli e orologi di marca. È accaduto in un centro commerciale di Sesto San Giovanni. Tre i malviventi in azione. Derubato anche il calciatore del Milan, Robinho. Ieri sera ignoti si sono introdotti nel suo appartamento di Via Palatino, rubati orologi e gioielli. Nel giorno di ripresa dell'attività didattica è stata inaugurata la nuova scuola dell'infanzia Giardino in via Paolo Gorini a Lodi. Con un anno di ritardo sui tempi auspicati, abbiamo consegnato alla città una struttura modello per quanto riguarda gli spazi a disposizione e i risparmi energetici, ha detto soddisfatto il sindaco Simone Uggetti. Come noto, la vecchia sede della scuola Giardino non rispondeva da tempo ai requisiti di sicurezza per bambini e insegnanti, a preoccupare in particolare le coperture in amianto. Sono appena state rimosse, ha affermato l'assessore Enrico Brunetti. Oggi abbiamo aperto la scuola ai loro legittimi fruitori, i bambini, ha detto Simonetta Pozzoli, assessore all'istruzione. Sabato 14 settembre la apriremo a tutta la città. Tre stranieri, due slavi ed un ivoriano, sono stati arrestati dai carabinieri di Cremona. Hanno rapinato tre minorenni alla stazione delle autolinee di via Dante. Si pensa che abbiano colpito anche in altre occasioni. Agenti della polizia locale in azione a Pavia questa mattina, in piazza Duomo e dalla Minerva, controllate diverse persone. Si cerca droga. È in programma domani a Lodi l'assemblea dei soci di EAL, la società Energia Ambiente Lodigiana ad esclusiva partecipazione pubblica. Il pacchetto di maggioranza è detenuto dalla provincia, mentre i comuni rivestono solo un ruolo marginale. L'assemblea è chiamata ad approvare il nuovo statuto della società, nel quale il punto più qualificante è la decisione di affidare EAL ad un amministratore unico. Cristiano De Vecchi, commissario in provincia in forza alla Lega, ha già fatto sapere di puntare sull'attuale presidente di EAL, il leghista Oscar Ceriani.
Il Partito Democratico non è contrario alla modifica statutaria, ma chiede una netta discontinuità con l'attuale gestione. Due donne denunciate e quattro appartamenti sequestrati è l'esito dell'operazione portata a termine dalla polizia di Varese. Sulla carta i locali dovevano servire come centro massaggi.